Dopo 20 anni il Latiano Calcio torna in promozione. La squadra dei presidenti Gioia e Masi è stata ripescata ed invece della prima categoria si appresta a militare nella cadetteria locale. Che campionato sarà? Un campionato molto difficile, la promozione manca da tanti anni a Latiano, quindi sicuramente è una vittoria, un obiettivo raggiunto da parte di tutta la cittadinanza, non soltanto di un'associazione sportiva. Un campionato sicuramente ricco di brindisine, questo chiaramente è una cosa, un dato molto, molto bello per tutta la provincia di Brindisi. Saranno ben 6 le compagini brindisine che affronteranno questo campionato di promozione. Soddisfazione espressa per la bella notizia giunta nelle ultime ore da parte dell'assessore allo sport del comune di Latiano, Giuseppe Blè. Dopo 20 anni la città di Latiano avrà di nuovo il campionato di promozione. E ringrazio tutti i cittadini per aver contribuito alla campagna di azionariato popolare che abbiamo deciso di realizzare proprio per contribuire all'iscrizione della squadra al campionato di promozione. Proprio ieri abbiamo avuto questa bella notizia. Come amministrazione comunale per noi questo non è un punto di arrivo ma è un punto di partenza proprio per rilanciare l'associazione sportiva e non solo il calcio ma tutte le associazioni sportive. Sono vicino al gruppo di amici che ha dimostrato di tenere a cuore le sorti del Latiano e rilanciare i colori cittadini, ad affermarlo l'assessore provinciale Antonio Gioiello. Noi dobbiamo ringraziare innanzitutto questi ragazzi che veramente ci hanno creduto da sempre per i nostri colori. È una bella soddisfazione perché rappresenta il nostro paese e visto come stanno andando le cose ormai dobbiamo avere tutti un po' a cuore le nostre sorti. Insomma, ora sarà necessario costruire una squadra per militare in promozione e puntare direttamente alla salvezza. Qualche nome importante già c'è, come per esempio quello dell'attaccante Junco, fratello del più famoso Mino Junco, e altre chicche che sta preparando il direttore sportivo. Noi eravamo partiti naturalmente con la prima categoria, però il cuor nostro speravamo sempre in un ripescaggio della promozione. Solo che tra prima categoria e promozione, come lei ben sa, c'è una differenza abissale, nel senso che già in promozione ci vogliono 2,94 e 1,95 in campo, più naturalmente quelli in panchina. E in prima categoria è tutto diverso. Noi abbiamo già ufficializzato un attaccante che può fare la differenza anche in promozione ed è Alessio Junco, che praticamente voi lo conoscete bene, è il fratello di Junco e di Mino, esatto. Poi abbiamo ufficializzato, o meglio abbiamo riconfermato 2 perni dell'anno scorso, Caiulo un difensore e un centrocampista che dà l'anima in campo, che è stabile. Vorrei fare un appello ai tifosi del Latiano perché so che è una tifoseria appassionale. Giorno 16 noi iniziamo la preparazione, quindi più siamo meglio è.